Siamo in studio con Fabiano Schivardi, economista della Voce.info, professore di economia politica all'Università di Cagliari, esperto di economia industriale e del lavoro. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. A Milano. Io comincerei subito appunto dal professor Schivardi per ragionare un po' su quale può essere intanto il significato di questo avvicendamento al vertice della Fiat. Dicevo prima, un ritorno in grande stile della famiglia, no? Nella stanza dei bottoni. E però con implicazioni di duplice lettura, o un maggiore impegno o viceversa anche un disimpegno. E poi le prospettive di Fiat, appunto dal punto di vista proprio industriale, il rapporto con Chrysler, eccetera, cosa può cambiare? Ma diciamo che questa successione mi sembra propedeutica appunto a cambiamenti importanti che avverranno nel futuro. Quali siano questi cambiamenti non è assolutamente chiaro a questo punto. Diciamo, le indiscrezioni sembrano suggerire lo scorporo, proseguire questa strada segnata da Marchionne. D'altra parte però teniamo conto del fatto che di per sé questo è un ritorno della famiglia a una posizione di vertice diretta nella Fiat, e quindi grosso modo si possono vedere due possibili strade che sono aperte, che potranno essere seguite. La prima è un po' il ritorno al passato, ovviamente con le debite differenze, però una Fiat basata su un azionista forte che prende parte, anzi decide le scelte fondamentali, e delegando solo poi la gestione ordinaria a un management. La seconda invece è proseguire questa internazionalizzazione, magari con lo spin-off, operare sui mercati internazionali, e in questo caso io credo auspicabilmente con una diluzione del controllo della famiglia nell'azienda, perché proprio quello che ha detto Marchionne più volte, nel contesto competitivo di oggi nel settore automobilistico la scala è importante, quindi scala importante vorrà dire necessità di nuove aggregazioni, nuove fusioni, e io credo che è difficile pensare questo tipo di operazioni se la famiglia Agnelli vuole mantenere una quota di controllo, perché i nuovi azionisti ovviamente vorranno avere la possibilità di dire la loro, e quindi da questo punto di vista, se la famiglia dovesse rispondere a un richiamo della storia e in qualche modo porre come condizione il mantenimento del controllo, io credo potrebbe mettere piombo nelle ali di un'operazione che invece al momento finora è stata molto di successo e molto interessante, e non solo, credo, come dice lei, è importante in sé perché la Fiat è importante, ma mi sembra anche un'operazione che ci dice qualcosa su dove andrà il capitalismo italiano in generale, cioè certo. Se andremo verso un'apertura, una sfida a viso aperto rispetto ai problemi della concorrenza, oppure se ci ripiegheremo su noi stessi, cercheremo di mettere barriere, vincoli, dialogare col potere politico proponendo scambi non di mercato. Come si faceva in passato. E come si fa un po' anche. Si continua a fare. Esattamente. Diamo subito però la parola a Paolo. Torniamo però invece al tema industriale, professor Schivardi. Come abbiamo sentito prima anche dalle parole di Paolo Griseri, la paura forte è che in ogni caso l'industria dell'auto, almeno dal punto di vista del suo baricentro italiano, possa subire una regressione, diciamo così, no? Cioè, a parte la chiusura di Termini Imerese che era ormai scontata, il destino di Pomigliano vedremo quale sarà. La grossa paura riguarda soprattutto Mirafiori e comunque più in generale una riduzione del peso specifico della produzione italiana. Ricordiamo che la maggior quantità di auto la Fiat già le produce in Brasile anche rispetto all'Italia. Il Brasile ha superato l'Italia, ma si potrebbe addirittura avere un'ulteriore regressione. È un pericolo reale ed è un impoverimento possibile per tutta la nostra industria a quel punto, che ha già perso molti suoi pezzi in passato. Io trovo questo un modo un po' riduttivo di vedere la cosa, cioè dalle indiscrezioni che girano, e appunto il piano non l'abbiamo visto, quindi bisognerà vedere i numeri, quello che la Fiat sembra dire è che la centralità dell'Italia verrà mantenuta, anzi in un certo senso rilanciata, se si passa appunto da 600.000 a 1 milione di automobili, mi sembra chiaro che diciamo la volontà del gruppo di mantenere una presenza, cioè di essere una multinazionale basata in Italia, è stabilita ed è riaffermata. Quello che il paese si deve un po' chiedere è
siamo in grado di accompagnare la Fiat lungo questo percorso e non appunto facendo richiami alla buona volontà della famiglia e quindi magari chiedendo un passo avanti della famiglia rispetto a quel, diciamo, testone di Marchionne che non vuole trattare. Secondo me la vicenda Termini Imerese è stata molto interessante perché lì si proponeva uno scambio abbastanza esplicitamente, cioè il Ministero dello Sviluppo ha detto vi rinnoviamo gli incentivi se voi ci garantite questa occupazione in Sicilia, a cui Marchionne ha risposto no, noi questo tipo di logica non siamo più disposti ad accettarla, quello stabilimento non funziona proprio da un punto di vista economico, siamo disposti a rinunciare ai 500 milioni di incentivi che ci date su un piatto perché noi rispondiamo su un altro, però... Quindi, cioè il messaggio è chiaro, vogliamo rimanere in Italia, però ci rimarremo solo se produrre automobili rimarrà economicamente profittevole. Quindi il paese si deve interrogare sulle questioni di contesto, cioè se ci sono problemi, io il caso di Termini Imerese lo studierei bene per capire cosa è andato storto lì, cosa potrebbe andare storto quindi a Pomigliano piuttosto che a Melfi, e mi chiederei come appunto si può accompagnare la Fiat lungo questo percorso di internazionalizzazione, piuttosto che pensare di intrattenere rapporti così impliciti e logiche di scambio che secondo me nelle condizioni attuali di apertura dei mercati, in un mercato difficilissimo come quello dell'auto e con le restrizioni a quello che i governi possono fare in termini di aiuti di Stato, mi sembra una logica che non ci porterebbe lontano. Certo, l'altra sfida è più difficile, ma a me sembra l'unica che vale la pena di provare. Peraltro ormai la Fiat deve giocare la partita da player globale, no? Esattamente. Quindi in qualche misura fisiologico che ci sia un'equiparazione degli stabilimenti dovunque essi siano dislocati. Esatto. No? Non c'è Però una... tenete conto che non stiamo parlando della Cina, stiamo parlando degli Stati Uniti, il costo del lavoro negli Stati Uniti è alto, quindi... Non è un problema di dumping sociale. Esattamente, diciamo, quindi è un problema di contesto che permetta a questa impresa di fare automobili in questo paese. Siamo in linea.